Elia, siamo di nuovo al quartiere, festeggiamo un'ennesima lancia, una lancia arrivata addirittura con 10, quindi con un punteggio che difficilmente si riesce a raggiungere. Avete tirato 2-5 perfetti, che c'è da dire? Ma insomma è quello che poi si meritava tutto il quartiere, perché come ho detto già a giugno, dopo questa cosa dell'anemia si sono un po' tutti attivati e abbiamo fatto veramente squadra al 200%, e ci siamo messi sotto con l'allenamento, ci siamo messi concentrati, sicuramente tutti gli altri ci hanno messo i bastoni tra le ruote, anche con questa cosa dello sblocco delle scuderie che è slittata, però insomma è bene così, bene così. Tutto il quartiere qua sotto ad osannarvi, ci state un po' prendendo l'abitudine, però non è che diventa monotono, perché vincere non è mai monotonia. Ma l'abitudine ai momenti più belli della vita uno non ce la fa mai, no? È bellissimo, poi siamo in un quartiere che ci fa veramente sentire a casa, tutti i ragazzi anche oggi ci hanno accompagnato per tutta la sfilata con i cori, poi in via Roma è stato bellissimo, commovente, è proprio un bel quartiere dove si sta bene e dove si può lavorare veramente bene per ottenere risultati. Hai qualche dedica speciale per questa giostra? Ma io la dedica per questa giostra va a tutte le vittime del terremoto, perché comunque penso che sia giusto così, e poi ringrazio veramente tutti questi ragazzi del quartiere che ci sono stati dietro per tutta la settimana e ci hanno dato un aiuto incredibile. Adesso festa, ma molto poca, perché in realtà lunedì si torna già in piazza. Già, lunedì già le prove in piazza, infatti ha un sapore strano questa vittoria, perché insomma sì, è vero che siamo a un'ora dalla vittoria, ma siamo anche a qualche giorno, a un paio di giorni dalle prove, quindi sicuramente non abbasseremo la guardia, ora ci godiamo questa vittoria brevemente e poi da domani saremo già pronti a ripercorrere, insomma, cercare di ripercorrere questi passi.